Una sera, dopo una giornata noiosa, me ne stavo al bar a farmi un goccetto da solo. Luigi mi si avvicinò per chiedermi se potevo fargli un favore. Ehi, Tommy. La conosci mia figlia, no? Sì, Luigi. Bella ragazza. Devi esserne fiero. Ti ringrazio. Ogni tanto mi aiuta qui, dietro il bancone. Non mi piace che rientri a casa sola la sera. Proprio ieri, dei teppistelli le hanno dato fastidio. Sai, insomma, parolacce e cose così. Sai, sono in pena per la ragazza, così ho pensato che forse potevi accompagnarla a casa. Non è lontano da qui. Sei un bravo ragazzo, nel quartiere ti rispettano. Quelle non farebbero niente se ci fossi tu. No, ma certo, Luigi. Sarà una passeggiata. Ah, Tom, non sai quanto ti sono grato. Accidenti, ero preoccupato. Nessuno sa che siano quei tizi. Vieni a pranzo da noi domani, che ti preparo qualcosa di speciale. Sara, vieni qua. Lui è Tommy, un ragazzo a posto. T'accompagna lui a casa, così quei tipi non ti daranno noia. Ciao. Ciao, grazie mille. Non ci metteremo molto. Abito non lontano da qui. Metto il cappotto e andiamo. Ok, ti aspetto fuori. Sei gentile ad accompagnarmi. Quei tipi erano davvero strani. Mi sono preso un bello spavento. Tranquilla, mi occuperò più tardi di quei teppistelli assieme a Poli. Anche tu lavori per il signor Salieri, vero? È un bravo uomo, sempre così divertente. Sì, qualche volta lavoro per lui, ma di solito non ridiamo un granché. Di cosa ti occupi esattamente? Gli faccio più che altro da autista, anche se a volte mi sorprende. Come quando ha voluto che partecipassi alla corsa. Ah sì, ti ho visto. Te la sei cavata molto bene. È stata più una questione di fortuna. No, non fare il modesto. Deve esserci qualcosa di più della fortuna per battere quei tizi. Beh, sai, guidavo il taxi e l'unica vera gara della mia vita l'avevo fatta la notte precedente. Ah, lo vedi? Hai talento. E chi lo sa, comunque non è che mi sia piaciuto molto. Non amo stare sotto i riflettori. Guarda, guarda, ma chi è questa bella coppietta? Eccoli, sono loro. Che succede? L'altra sera eri da sola e ora ti sei fatta il fidanzato? Ragazzi, credo che vi convenga andarvene senza creare problemi. Credo che l'unico ad avere problemi qui sei tu, bello. Se fossi in voi, leverei le tende, e subito. Potrebbe capitarvi qualcosa di brutto. Ora lo vediamo, rubacuori. Aiuto, aiuto, un'aggressione! Aiuto! Aiuto!
Qualcuno ci aiuti, per favore! Troppo giovane per morire! Aiuto! Chiamate la polizia! Aiuto! Grazie. Se non ci fossi stato tu, non so cosa sarebbe successo. Nessun problema, Sara. Quando vuoi. Mi sono presa un bello spavento, Tom. Stai bene? Vieni, siamo quasi a casa. Ti darò un'occhiata. No, sono troppo giovane per morire. Moriremo tutti! No, sono troppo giovane per morire. No, quel bastardo ci ammazza tutti. Abito da sola di fianco a mio padre. La mamma è mancata poco dopo la mia nascita. Lavori anche con Poli? Mi è così simpatico. Sì, è davvero uno spasso. Gli dico sempre che doveva fare l'attore. Però a volte si comporta in modo strano. Mi fa quasi paura. È incredibile come una persona possa cambiare così all'improvviso. Ah, deve averne passate parecchie. Già, non ha avuto una vita facile. È cresciuto sulla strada e tutti l'hanno sempre fregato. Forse è per questo che è così aggressivo con gli estranei. È molto legato a Salieri. Chissà come sarebbe finito se il donno non l'avesse preso sotto la sua ala. Sì, Salieri ha aiutato molte volte anche mio padre. Io lo considero una specie di nonno. Sì, Don Salieri è un brav'uomo. Ok, ci siamo. Accomodati. Ecco, questo è il mio reame. Entra e mettiti a tuo agio. Ti do un'occhiata alle ferite. Un reame molto carino. Si tiri sulle maniche, signore. I soccorsi sono in arrivo. Bene, vediamo un po'. Non mi pare niente di grave. Già, è vero. Sembrava molto peggio. Fermo un secondo che ti disinfetto. Finito? Fatto molto male? No, grazie. Sono io che dovrei ringraziarti. Ti va di bere qualcosa, Tom? Beh, mi andrebbe un goccio di whisky, se ce l'hai. Sicuro. La serata si fa interessante. Ecco a te, mio eroe. Dimmi, ti piace lo swing? Come? Se ti piace ballare. La musica. Ho un grammofono. Sì, la musica mi piace. Ma gli uomini di Salieri sono cattivi con tutti? A volte cerchiamo anche di essere gentili. Alcuni di voi, forse. Sì, ma solo pochi. E tu sei uno dei cattivi di Salieri?
Solo qualche volta. Beh, trovo che tu sia un cattivo molto buono. Ah, a volte sono un buono molto cattivo. Sara era un angelo. Avevo avuto parecchie ragazze in precedenza, ma quella era una cosa diversa, completamente diversa. Capii che se mai avessi dovuto passare il resto della vita con qualcuno, quel qualcuno sarebbe stata lei. Il giorno dopo raccontai a Salieri com'era andata coi teppisti. Quella banda di spiantati si era trasferita nel suo territorio, causando disordini e attaccando la gente per bene. Don Salieri era furente. Cosa? Nel mio territorio? Come si permettono? E soprattutto, attaccare donne indifese. È successo qualcosa a Sara, Tommy? No, capo, sta bene. Me ne sono occupato io. Bravo. Ma perché Luigi non mi ha detto niente? Potevamo sistemare noi la faccenda. Non sopporto che dei merdosetti si prendano certa libertà nella mia zona. Che si credono d'essere. Noi offriamo protezione, quindi dobbiamo prenderli e dargli una raddrizzata. Ce ne occupiamo io e Tom. Che se credono che questo è un cazzo di Luna Park o roba del genere? Io gli strappo le budella con le mani a quelli. Poli, Poli, sta calmo. Non si ammazza nessuno, hai capito? Voglio solo che gli diate una lezione. Spaccategli tutte le ossa e lasciatele sul marciapiede in una pozza di sangue. Quei bastardi dovranno girare sulla sedia a rotelle, che i bambini ridano davanti ai loro musi ammaccati. Voglio che tutti vedano che succede quando qualcuno invade il mio territorio. Sembra interessante, capo. Non è affatto una cattiva idea. Dobbiamo scoprire dove si trovano. Potrebbe saperlo Biff. Bazzica sempre nella piazza di Chinatown. Trovatelo e chiedeteglielo. Nessun problema, capo. Salute, ragazzi. Allora, che posso fare per voi? Dobbiamo dare una ripassata a una banda di teppisti. La cosa migliore sarebbero queste due mazze. Su questa c'è pure l'autografo del miglior battitore del campionato. Wow, incredibile! È autentico! Beh, a dire il vero, no. Ma se becchi qualcuno sul muso con questa, dubito che te lo chieda. Dacci anche qualche cannone. Non si sa mai. Mi hai tolto la parola di bocca. Ho queste Colt 1911. Automatiche fantastiche. Grazie, Vinny.
mio Dio! Attento! Salute, amici. Come buttate? Ehi là, grassone bastardo. Ci serve qualche informazione. Che succede? Una banda dei teppisti si è installata nel nostro territorio e sta rompendo le palle alla brava gente. Si sono anche presi delle libertà con la figlia di Luigi. E se non era per Tom qui, chissà che cosa l'avrebbero fatto. Dobbiamo sapere dove si trovano per recapitargli un messaggio da parte di Don Salieri. Sei venuto nel posto giusto, Poli. So di chi parli. Qualcuno ha già avuto problemi con loro. Pare che si trovino alla vecchia stazione di servizio vicino a Terranova Bridge. È qui vicino. Ci si arriva da una porta di servizio del cortile. Mandagli i miei saluti. Grazie, Biff. Ti devo un favore. Su, andiamo. Oh, certo. Statemi bene. Credo che il posto sia questo. Muoviamoci. Ricorda, Tom, niente sparatorie, eh? Salve, amico. Don Salieri vi manda i suoi saluti. Adesso. Continua. Sono curioso di sentirlo. Farò a pezzi. Tutti qui, presto. Vedere, era ora che qualcuno si occupasse di quei bastardi. La polizia non muove un dito perché uno di quei teppisti è figlio di un pezzo grosso del municipio. Oh no! C'è qualcuno che si merita una lezione. Tom, quei bastardi sono armati.
esce fuori verde. Che intenzione avete, amico? Ho intenzione di cacciare il vostro culo fuori da questa zona. Questi sono mafiosi, Johnny. Figliamocela. Oh, cazzo! Presto, alla macchina! Prendiamoli! Inchiodalo! Che c'è? Ti dispiace per lui? Ah, non deve farti sangue amaro per quelle bestie. Guarda che quello ti avrebbe sparato alla schiena alla prima occasione. Pensavo cosa avrebbe detto mia madre o Sara se mi avessero visto. E anche questa è fatta. Una preoccupazione di meno. Ah, non startene lì con quella faccia. Ricordati che quelli volevano farsi la tua ragazza ieri. Meglio che te ci abitui. Ci sono già abituato.